mischiamo il lievito madre. Sono 150 grammi. Allora, lo spezzetto, 150 grammi, ci andrà la metà in acqua, quindi 75 grammi di acqua. È molto, ma un pezzo lo terrò poi per panificare, e in frigo rimetterò soltanto 100 grammi. Di acqua a temperatura ambiente, acqua normale del rubinetto oppure in bottiglia maldiscia. Ecco qua, 75 grammi. Allora, intanto mi preparo la farina, che dovrà essere 150 grammi, lo stesso peso della pasta madre. Questa l'ho già setacciata, manca un pochino. Questi sono i 150 di farina. Ora mi sciolgo la pasta madre così, con le mani oppure con un cucchiaio se volete, con l'impastatrice, con la foglia, ma io preferisco farla a mano. Si sciolta, ci sono le bollicine, vedete? Okay. Mettiamo la farina anche tutto insieme, ok, pulisco bene la ciotola. Qui, scusate, vado a fare un panetto. Naturalmente qui l'impasto è raddoppiato, più che raddoppiato, perché 150 più 150 di farina sono 300, più i 75 di acqua sono 375. Non è che posso tenere tutto questo impasto in frigo, a meno che non debbo panificare tantissimo, quindi metterò una pallina soltanto di 100 grammi o 150, e il resto lo tengo e lo lascio maturare per fare un impasto per il pane o per la pizza. Come mi ha insegnato Loredana al corso. Ok, direi che basta così. Ora lo divido, mi tengo presso a poco la metà e rimettere nel barattolo. Vediamo il peso. Sono 150 grammi, lo rimetto nel mio barattolino. Oh, scusate, facciamo prima un taglio.
un taglio a croce, così si vede bene la lievitazione. Me lo metto nel mio barattolo, adesso lo tengo fuori un paio d'ore perché siamo in inverno. Lo copro, la pellicola la formo un pochino con uno stuzzicadenti e aspetto che lievita un pochino prima di metterlo in frigo. Questa è la pasta madre che userò per fare l'impasto del pane oppure della pizza se volete. Anche questo ci faccio una croce, serve solo per controllare se si apre, se l'impasto, per controllare la lievitazione che parta. Questa la copro anche questa con la pellicola e la lascio raddoppiare prima di usarla.